Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen. Siamo qui oggi subito in Formula 1 2015. Come vedete si parte subito forte. Ho voluto già portare il video dalla partenza del primo Gran Premio di Melbourne con la pioggia, come vedete. Io sono più di 2 mesi che non tocco il volante e questi subito mi fanno un Gran Premio con la pioggia, giusto per farmi riprendere subito la mano. Infatti sto un po' arrugginito ragazzi, perché era veramente parecchio tempo che non giocavo più a questo titolo. Quindi ho deciso di portarlo. Allora ragazzi, io le qualifiche e le prove libere le ho saltate. Se volete che vi porto anche quelle, scrivetemelo sotto nei commenti. Così vi porto anche qualifiche e prove libere se voi ci tenete. Attenzione nel frattempo che andiamo a sorpasso di Rosberg. E ora ci buttiamo all'inseguimento di Hamilton. Allora, da quello che ho visto nelle prove libere, come nella realtà, ma io lo sapevo già perché già tempo fa ci giocavo, ovviamente le macchine più difficili da sorpassare, quello di combattere, sono le Mercedes, e il pilota più mastino è Hamilton. Quindi tutto come nella realtà. La Ferrari è una buona macchina, e nel gioco può puntare anche alla vittoria, specialmente se sfruttata bene. Quindi nel frattempo abbiamo sorpassato anche Hamilton, però vedete, sono arrivato lungo, anche se Hamilton non è riuscito a sorpassarci per fortuna. Quindi siamo ancora primi. Ora il problema sarà mantenere la posizione, perché Hamilton sicuramente ci darà filo da torcere. Una cosa molto bella ragazzi di questo titolo è che quando le gomme si usurano, la macchina praticamente smette di andare bene, insomma le curve diventano più difficili da fare, slitta, sbanda, quindi è veramente molto realistico. Cioè sentite proprio il problema che c'è alle gomme. È una cosa che mi è piaciuta molto. Invece una cosa che non mi è piaciuta affatto di questo titolo è l'intelligenza artificiale dei piloti, che è come se voi praticamente non esisteste. Infatti se devono venire a sbattere contro, loro vengono tranquillamente come se non ci fosse nessuno davanti a loro, quindi seguono una traiettoria che va su dei binari ben precisi, e per loro voi siete dei fantasmi, quindi vanno a sbattere loro e voi, oppure buttano fuori soltanto voi e loro proseguono tranquillamente la gara. Qui vedete nel frattempo sono in battaglia con Hamilton, che ha provato a sorpassarmi. Sono riuscito a risorpassarlo andandomene fuori pista. Con la pista bagnata non è l'ideale, però era per evitare appunto, come vi ho detto, tamponamenti, perché Hamilton sicuramente non avrebbe cambiato traiettoria. Cambiano traiettoria solo in fase di sorpasso. Vedete, quando devono sorpassare magari vedono tutte e due mi hanno praticamente ragazzi, qui sono costretto a usare il primo flashback, e qui ci sono i flashback, penso che voi lo sappiate, perché mi hanno praticamente messo in un imbuto tutti e due i bastardi della Mercedes. Guardate come danno battaglia. Però mi piace questa cosa qui ragazzi, che subito devo battagliare con i due della Mercedes. Inoltre di aiuti ragazzi non c'ho niente, ho messo soltanto il minimo di trazione e basta. Mi sto giocando anche senza praticamente nessun aiuto, quindi non ho ABS, non ho nulla. Non so perché c'erano le bandiere gialle, qualche incidente, qualche problema, ma non penso che sia riferito a me, con Hamilton, in quanto Hamilton è secondo. Mi hanno battuto tutti il mio miglior tempo, anche Button con la McLaren. Cioè ragazzi, avete visto? Questo è quello che succede. Questo è quello che succede. Non vi vedono proprio, quindi vi vengono a sbattere. Hamilton mi ha sbattuto fuori senza darmi possibilità di reagire di niente. Cioè così, era quella la sua traiettoria e mi è venuto tranquillamente contro. Quindi l'intelligenza artificiale di questo gioco è un problema vera e propria, che l'anno prossimo con il 2016 spero che risolvano definitivamente, perché non è normale stare nel Formula 1 2015 e avere ancora questi problemi di intelligenza artificiale così scandalosi. Ecco tutto qui. Per il resto è un ottimo gioco, non ho riscontrato nessun tipo di strano bug o altro. Attenzione qui nel frattempo troppo lunghi,
che ho le due McLaren praticamente nei miei tubi di scarico. Devo cercare di distanziarmele un po', se no a breve mi sorpasseranno. Sì, un po' le ho distanziate, però niente di che. Tra l'altro devo stare attento a cercare di non bruciarmi le gomme, perché sennò è un problema. Ok, qui sono arrivato troppo lungo, vado al bloccaggio leggerissimo delle ruote, sperando che, ecco, vedete, poi ha problemi di aderenza la macchina. Mi era partito dentro il treno, perché se bloccate le ruote o se andate sull'erba comunque, o sui cordoli, tutto quando sono bagnati, comunque poi la macchina ha problemi. Raikkonen ha fatto il miglior tempo. Vedete ragazzi, Hamilton come da battaglia, quindi è subito battaglia vera. Già dal primo Gran Premio mi hanno accolto subito bene. Mi vogliono far subito riprendere la pratica. Ah, il livello che ho messo ragazzi per ora è medio, quindi poi passerò a difficile, esperto e leggenda, come giocavo anche prima. Ho voluto almeno riprendere un po' la pratica, perché giocando senza aiuti è fondamentale avere pratica. Ok, io ho fatto un'altra cazzata enorme e Hamilton ovviamente ne ha subito approfittato, quindi dobbiamo subito provare a risorpassarlo. Vedete, io sono già in scia. Qui ho sbagliato io, perché non si è tolto davanti, pensavo si spostasse. Invece no, quindi ora uso l'altro flashback, lo faccio ripassare e mi rimetto in scia. E dietro nel frattempo c'è anche Rosberg. Ecco qua. Sì, sì Alex, era per un sorpasso, sai com'è? Dobbiamo fare molta attenzione, perché purtroppo il bagnato non mi sta aiutando a gestire bene la macchina. Ferrari, macchina molto molto buona da guidare, molto veramente una macchina generosa. Qui purtroppo non c'è neanche la possibilità di usare il DRS o comunque di cambiare la mescola, le gomme, in quanto con la pioggia siamo obbligati tutti a tenere le gomme verdi. Questo è un punto un po' critico. Qua quando ci sono le gomme prevedo problemi, che già ora con le gomme ancora penso in buone condizioni, la macchina tende a derapare, figuriamoci con le gomme usurate. Infatti lì ho avuto nelle prove libere alcuni problemi. Ok, abbiamo pochissimo margine ovviamente su Hamilton e Rosberg, che nel frattempo si stanno dando battaglia fra di loro. Spero che si rallentino. Qui leggermente larghi, però ho tenuto la macchina comunque in pista. Cercherò, ragazzi, scusate se non parlo molto, ma sto cercando di distanziarli, però vedete, se provo ad aumentare i giri, ecco qua, questa è la macchina, vedete come è derapato. No, ma perché arriva così lungo? Ragazzi, è un problema, sicuramente è un problema di gomme. Infatti fra un giro c'è il pit stop. La macchina sta iniziando a perdere di aderenza. È sicuramente un problema di gomme, perché la sento diversa.
perché siamo di nuovo davanti. Ok, abbiamo preso un leggerissimo, ma proprio leggero margine su Hamilton e Rosberg. Ma non ho superato i limiti. Per guardare là, ora me... Ok. Guardate come derapa, ragazzi, la macchina, quello è bagnato. Guardate ragazzi, problemi simili di macchina. Guardate come va fuori pista, non so se avete notato. Nonostante che abbia frenato e anche abbastanza prima. Cioè le stesse cose che faceva prima, ora non le rifà. Questo è quanto possono influenzare le gomme su praticamente sull'andamento della gara, anche se io comunque cerco di non avere una guida aggressiva proprio per le gomme. Però sembra che il consumo sia comunque abbastanza elevato. Altro controllo, mentre nel giro precedente non c'era stato bisogno di nessun controllo. Guardate come è andato leggermente a sbattere, avete visto? Dà sempre taglio di curva lì. Ok ragazzi, dobbiamo tornare ai box. Questa è un'altra parte critica del tracciato. Non dobbiamo fare errori, anche perché dobbiamo rientrare ai box. Mi serve un po' di margine sui due della Mercedes, che sicuramente rientreranno ora con me. E quindi ecco qua, ok. Speriamo che il box non faccia qualche cagata. Negli altri anni ci sono stati dei bug quando serviva i box, speriamo che quest'anno non ci siano. Vediamo, no, infatti ripartiamo senza problemi, vediamo dietro, eccoli qua. Ok, ora sta ancora uscendo Hamilton, perfetto, senza problemi il pit stop. Ora era la gara, è praticamente tutta in mano nostra. Ok, cioè Rosberg ora è primo, quindi dobbiamo sperare di cioè che lui esca dietro di noi. Ok, attenzione. Siamo ottavi, dietro di noi ci sta inseguendo Hamilton, però non è lui che mi preoccupa ora, ma Rosberg, perché il fatto che è ritardato l'entrata in box non vorrei che ora fosse un problema per noi. Io ho sbagliato totalmente l'entrata in curva. Questi ora dovrebbero rientrare in box. Sì, infatti questo è Sainz. Vediamo dove vado a finire. Vediamo. Secondo. C'ho un... Rosberg è passato in testa. Brutto bastardo. Ah no, sono primo. Ok. Sono primo, ragazzi, sono primo.
devo cercare di non strapazzare le gomme perché sennò poi dopo crollano le prestazioni. Rosberg ha 5 secondi di distanza, quindi posso gestire il vantaggio. Se non faccio grossi errori, posso tranquillamente condurre la gara, ragazzi. Quindi scusatemi se parlo poco, però vorrei partire subito con una bella vittoria in questo Gran Premio, che non farebbe male, anche perché sarebbe la Ferrari. Però guardate, Rosberg ha già rosicchiato un secondo. Perché mancano ancora 6 giri, quindi la gara non è per niente finita. Dovrei cercare di gestire, ma con Rosberg ed Hamilton gestire non è una parola molto applicabile. Certo ragazzi, se Rosberg si dovesse avvicinare troppo, userò la miscela grassa. Ho rispedito Rosberg praticamente 5 secondi. Ok. Ragazzi, il titolo comunque è molto bello. Spero che vi stia piacendo. Io poi sono un appassionato, come ho detto anche prima, di Formula 1, quindi era già da tempo che volevo portarlo sul canale. Sto portando già diversi titoli, non sapevo mai quando. Nel frattempo Rosberg ha reso di un secondo. Il ingegnere mi ha detto che posso anche bruciare il carburante, ma noi ce lo teniamo qui. Troppo lento, ho frenato troppo prima e quindi è derapata la macchina. Ecco, vedete, basta veramente un non nulla per dare poi adito all'avversario di venirvi a prendere, comunque a recuperare. Se Rosberg dovrà sudarsela, già 2 secondi. Non so se è impostato a sto punto il carburante su miscela 3, cioè quella grassa, però i miei due errori hanno dato già tutta questa possibilità di recupero a Rosberg addirittura. Ok, ragazzi, stiamo soffrendo ora. Rosberg sicuramente ci sta mettendo pressione, però devo cercare di mantenere la concentrazione alta. Vi dicevo, il problema di questo gioco, l'unico, è il fatto che i piloti è come se non vi vedano, quindi alle volte per i piloti voi non esistete, quindi fanno quello che vogliono, la traiettoria ideale ce l'hanno e la seguono. Solo quando devono preparare un sorpasso vi schivano. Per il resto, spesso, quando voi durante il sorpasso del pilota, che lui ormai ha già impostato, che la CPU gli ha impostato, voi vi spostate, vi prende in pieno, anche se non lo fate all'ultimo momento, ma lo fate un po' prima. Pure le volte vi vengono a sbattere addosso senza darvi possibilità di replica. Quindi o ve ne andate fuori lui, cioè ve ne andate fuori voi e lui, o ve ne andate fuori solo voi. Quindi, ah ecco ragazzi, Rosberg procede a un massimo di giri con miscela grassa, quindi ecco perché ci stava recuperando e ci sta provando a recuperare, ma è giusto così. È rimasto 2 secondi e qualcosa. Appena arriva a 1,5 secondi, ragazzi, io imposterò la miscela grassa. E quindi questa è l'unica cosa brutta, per il resto è un gioco bellissimo. Ragazzi, inutile dirvi che se avete la possibilità di comprarvi un volante, fatelo, perché cioè giocare questi giochi qui col volante è tutta un'altra cosa rispetto al pad. Anche se voi dite, ma io mi trovo bene col pad, sì, però ragazzi, il volante vi dà tutta un'altra sensazione di guida e di divertimento. Sì, ma Giovanni, il mio problema non è Hamilton, è Rosberg. Ok,
che curva chirurgica fatta da Sebastian. Hamilton è secondo, vedete ragazzi, la macchina si è andata un po' di lato, non è riuscita a virare bene, quindi questo presumo che sia dovuto alle gomme. Quindi Hamilton e Rosberg sono in lotta, perché ora Hamilton è secondo. I due della Mercedes mi stanno avvantaggiando, perché dandosi battaglia mi permettono di... qua ho sbagliato a impostare la curva, dove qui guadagnavo in genere, quindi... Anche perché mancano ancora 4 giri, anzi 3 giri, scusate. Ecco qua i problemi di gomme, ragazzi, problemi di gomme. Guardate la macchina come derapa male. E infatti i due della Mercedes si sono avvicinati tantissimo, ma iniziano ad avere problemi di gomme seri. Purtroppo sulla Ferrari le gomme durano non tantissimo. Ragazzi, ce li ho alle calcagne praticamente, vedo le due freccette bianche, ci vedete ora le curve come le imposta larghe. Ragazzi, non so cosa sia successo. No vabbè, no 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 no, non è giusto ragazzi, visto, questo è quello che vi dicevo prima, cioè all'improvviso ve li sentite che vi arrivano addosso, cioè sorpasso illecito su Hamilton, ma stai scherzando? Vabbè ragazzi, niente, era già deciso così. E quindi bisogna andare a riprenderci la prima posizione, perché non me la faccio mica soffiare via così. Qui ragazzi è difficilissimo tenere controllo, niente, terzi. I due Mercedes alla fine ce l'hanno fatta a superarci, nonostante che eravamo primi per un po' di tempo. Niente da fare ragazzi, sono andato lunghissimo. Ho cercato di recuperare posizioni, ma... sì, e poi chi altro? No, vabbè ragazzi. Ok, ok. Vediamo se riesco almeno a recuperare Rosberg. Ci siamo ripresi la seconda posizione su Rosberg. Ragazzi, la macchina vibra tutta. Ho vibrazioni fortissime su tutta la macchina. Quindi penso che sia veramente allo stremo la macchina e ho pochissimo tempo per recuperare Hamilton. Vediamo se riesco a prenderlo. Ragazzi, se voglio vincere la gara devo azzardare di più, quindi devo rischiare qualcosa in più, perché se continuo a guidare come facevo prima, cioè in maniera troppo prudente, rimarrò secondo, se pure. Ok, siamo usciti fortissimi dalla curva. Siamo usciti fortissimi da quella curva.
infatti ci siamo avvicinati moltissimo a Lewis Hamilton. Ragazzi, è l'ultimo giro, devo cercare a tutti i costi di recuperare e prendermi la vittoria. Vediamo se ce la faccio. Infatti ho fatto il giro più veloce. No, no, ragazzi, no, ho sbagliato. Uso il flashback, mi dispiace, ma lo devo usare. Non mi piace usare il flashback, ma in questo caso lo voglio usare. Attenzione che... No! Ragazzi, sto letto, sto arrugginito. Cioè, una frenata ritardata molto semplice che ho sbagliato. Quindi uso di nuovo il flashback. Attenzione, ruota, ruota. C'ho anche il DRS, ragazzi. C'ho anche la possibilità di mettere il DRS. Lunghissimo. Sono arrivato lunghissimo. Che battaglia all'ultimo sangue. Ragazzi, la macchina arriva sempre lunga, anche se freno come frenavo prima, e quindi non con la fretta, ma la macchina non ce la fa più. Altra lotta con Hamilton. Anche Hamilton, ragazzi, con miscela 3. Quindi siamo veramente agli sgoccioli. E ce la faccio. E vince. Vince Sebastian Vettel. Ragazzi, ce l'ho fatta. Ho vinto questa gara. È vero che ho usato qualche flashback, ma vi ho detto, spesso è colpa del computer che vi viene comunque a sbattere senza vedere praticamente dove siete. Altre volte invece ho fatto errori di distrazione. Quindi, ok ragazzi, per questo episodio, per questa prima gara di Formula 1 2015 è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like, commentate se volete vedere solo la gara, se volete vedere anche la qualifica, se volete che vi porto la gara intera oppure se faccio dei tagli soltanto sui giri un po' più interessanti. Però se fate sapere voi come preferite, io vi seguirò il vostro suggerimento. Ok ragazzi, mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi se non avete ancora fatto il canale, come vi ho già detto commentate. Ci vediamo al prossimo video. Qui da Angelone dell'83 è tutto, bella.